mercati rionali chiusi e dopo la protesta dei commercianti stessi arriva il supporto degli esponenti di Fratelli d'Italia e con una nota che i meloniani attaccano l'operato dell'amministrazione Salvemini. La filiera del comando è tutta del centrosinistra, Stato, Regione, Province e Comune dispongono con atti e poi si incartano facendo rimbalzare le responsabilità da ente a ente. Il mercato bisettimanale di Lecce, come tanti altri mercati comunali in Puglia, avrebbe potuto e dovuto riaprire se solo si fosse pensato per tempo a coordinare e disporre le misure di sicurezza necessarie, scrivono in una nota e continuano. Ma i nostri ambulanti sono ormai considerati cittadini di serie B, come tante altre categorie di lavoratori autonomi che, dopo aver tribolato per mesi senza alcun ristoro o con qualche mancetta inconsistente, oggi si sentono ancora una volta presi in giro o addirittura ignorati. Abbiamo voluto essere presenti al mercato di Lecce come Fratelli d'Italia con una delegazione per ribadire quello che diciamo da sempre: senza i piccoli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, gli ambulanti, la nostra nazione spegnerà i suoi motori e il danno sarà per tutti. Allora basta superficialità e mancate assunzioni di responsabilità. I nostri concittadini e tutti gli italiani hanno necessità di una politica concreta che sappia dare le giuste risposte in tempi certi e rapidi, concludono.